Amici carissimi, ancora una volta ben trovati in Piazza del Popolo, al centro della città, con i protagonisti di questa Manfredonia, una Manfredonia che stenta, soprattutto in questo periodo, a decollare dal punto di vista economico, anche per quel che riguarda l'organizzazione, però è sempre una città viva, una città nella quale ci sono tanti operatori che davvero la amano. È senz'altro una delle associazioni che ama tantissimo questa nostra città. È la PASER che è una vera e propria organizzazione che si occupa di tantissime attività, ma in primis si occupa di soccorso, si occupa di protezione civile, si occupa di assistenza e supporto ai più deboli. Questo per indicare in sintesi le attività più importanti, ma poi ce ne sono tantissime che potranno essere elencate. 29 anni di attività della PASER vanno festeggiati senz'altro con una intervista, chiamiamola amichevole, ma sicuramente una intervista di spessore al suo presidente Matteo Perillo. Ciao Matteo, ben trovato. Buonasera e grazie per avermi invitato. Era il 22 ottobre del 1991, così inizia il comunicato stampa che è stato diramato proprio in queste ultime ore, e un gruppo di 15 amici decide di partire con la organizzazione di una attività che soprattutto tiene al centro del suo apparato valoriale il volontariato, attività di volontariato in favore di persone in difficoltà, attività di volontariato in favore di persone deboli oppure bisognose. Nasce in questo modo la PASER. Assolutamente, assolutamente. In questo modo abbiamo voluto questo gruppo di amici che era solito incontrarsi alla rotonda. Oggi c'è ancora chi si incontra, ci sono delle comitive, ma nei primi anni 90 ce n'erano di più, era più, quei muretti erano frequentati da amici con la stessa passione. In questo caso la passione erano le rice trasmittenti, la Citizen Band, conosciuta in gergo, il CB, oppure meglio, il baracchino. Baracchino. Tanti non avevamo questi cellulari che ci prendevano così tanto tempo, le passioni erano le più smodate. E per chi aveva un po' a che fare con l'elettronica c'era il baracchino. Noi ci sentivamo dalle nostre case con i baracchini la sera tardi, il primo pomeriggio, però poi la sera, soprattutto d'estate, ci ritrovavamo alla rotonda e ci mancava un punto di riferimento, ci mancava un punto di riferimento dove incontrarci. Ecco, secondo me, in quel periodo, io l'ho detto anche in quel comunicato, eravamo un po' incoscienti, cioè noi credevamo di fare un circolo. Invece, grazie ai fondatori, a qualcuno che ha detto: ma proviamo a fare un passo un po' più lungo, non il passo più lungo della gamba, ma comunque qualcosa in più, anche per la nostra comunità. Facciamo un'associazione, non il solito circolo di ritrovo, come ce n'erano tanti allora e ce ne sono ancora oggi. Insomma, voglio dire, è sempre un punto di ritrovo, però facciamo questo punto di ritrovo per la città, come punto di cittadinanza attiva, e mettemmo giù uno statuto che già allora parlava di volontariato, di protezione civile, di attività sociosanitarie, ma noi allora sapevamo poco o nulla di tutto quel mondo. E quindi abbiamo iniziato man mano con i nostri mezzi, con le nostre attività, con lo statuto che recitava di avere una sede in Via Daunia, che era in realtà l'abitazione del nostro primo presidente, di Matteo Borgia. Ecco, lui era il primo presidente, avevamo tutto a casa sua, ci incontravamo a casa sua, ci vedevamo a casa sua, e
E poi prima sede in affitto, poi prima sede comunale, primo mezzo in donazione, quindi tanti step fino a quello che è oggi, però tutto è cominciato così, proprio con un gruppo di Quindi amici che non immaginavo. tutto è cominciato con le ricetrasmissioni, Sì, dal Citizen. Citizen, il baracchino, il Io baracchino. ho un'app sul mio telefonino che ricorda molto, perché oltretutto è sponsorizzata dalla Midland, Esatto, che che era poi una è delle migliori senz'altro un marche. brand Esatto, importantissimo. stai parlando di BT Talk. Sì, esatto. Esatto. E mi diverto ogni Sì, tanto. sì, Ma sì, sai sì. perché? Perché pure io conservo quella passione che avevo tanti anni fa. Mi dispiace che, pur avendo quella passione, non ho avuto mai l'occasione, parlo di 20, di 25, di 30 anni fa, di avere, la possibilità di conoscere questo gruppo. Non lo so perché. Eppure, pure io navigavo in radio, sui E allora, se dobbiamo tornare un po' baracchini. a quegli anni, vuol dire che tu eri frequentatore di qualcuno di quei canali Sì, fatto. un po' più frequentati. A Avevo Manfredonia, un bellissimo baracchino a casa. e chi si ricorda, come ricorderai tu, che il baracchino portava 40 canali base, i canali più frequentati a Manfredonia erano l'8 e il 28. Tu sicuramente eri uno un po' del 28, no? Un Era po' del 28, sì, infatti, un po' del 28, però voglio essere del tutto sincero, usavo quasi spesso degli pseudonimi, non ho mai manifestato la mia reale natura, cioè quello infatti, che avevi anche tu un effettivamente. soprannome. Sì, avevo un Noi adesso soprannome. stiamo ovviamente rivolgendoci ai nostri Posso anche dire telespettatori. Telespettatori, ma il soprannome. sai quanta gente che adesso ci sta seguendo si ricorda di questi Sì. passati? Perché era molto Allora, diffuso. il mio soprannome, tra l'altro, che poi con mia somma meraviglia è diventato anche testata di un noto fumetto, era Drago Nero. E Ah, ecco. incredibilmente, qualche anno dopo, da una decina d'anni, viene pubblicato un fumetto della Bonelli, con un protagonista che si chiama Drago Nero. Ed è un cacciatore di draghi, perché quando io decisi di chiamarmi Drago Nero, pensavo ai Ai cacciatori di cacciatori, draghi. sì. Incredibile. Io Però invece ai tempi ero Dallas, ero Matteo Dallas, che perché ogni tanto sì. andava forte lo All'epoca sceneggiato sì, lo sceneggiato Dallas. Dallas Dynasty faceva molta eco, insomma, era un bel nome in quel periodo, ma ognuno cercava poi di scegliersi qualcosa a cui era più affezionato. Io voglio ricordare, uno dei presidenti della PASER è stato Pasquale Guerra, soprannominato Sicuramente lo conosciamo, Achille, Achille. Achille. Tutti lo conoscevano come Pasqualino Achille, lui Sì. pescatore di professione, grande appassionato anche lui di ricetrasmissioni. Nel mondo della pesca a Manfredonia era un riferimento per tutti, Pasqualino Achille. E così come tutta la categoria dei pescatori, c'è ancora la categoria degli autotrasportatori che utilizza la Citizen Band. E quello era anche un grande Anzi, mondo adesso a sono vicino. prevalentemente i camionisti Sono tutti quelli. loro, certo. Magari i pescatori andavano anche un po' più sul VHF perché delle frequenze che permettevano anche di parlare più lontano. Mentre i camionisti hanno tutti quanti ancora il baracchino, Oppure si collegano su CB o si collegano sul CB Talk grazie oggi alla tecnologia, Sì. però il fascino che aveva quella non No, ha nulla infatti. rispetto Infatti, all'app odierna. sicuramente, E quindi sicuramente. si cominciava così, peccato, abbiamo perso un mondo veramente che ci appassionava tanto. Era uno svago forse un po' esagerato, io mi ricordo i rimproveri da parte dei miei genitori perché ci perdevo troppo Ma tempo. io facevo le 2, le 3, le 4 di Sì, si notte, faceva tranquillamente, sicuramente tranquillamente. la notte e si disturbavano soprattutto le TV, Sì. i canali bassi, quindi Rai 1, Rai 2.
era un grosso problema Non solo quelli, perché... anche i canali della polizia, dei carabinieri, Certo, i un po' canali tutti. dei pescatori, soprattutto quelli che utilizzavano il baracchino per comunicare per motivi di lavoro. Matteo, bello questo ricordo, Sì, davvero davvero, molto bello, mi fa davvero. molto piacere perché stiamo parlando di momenti di vita vissuta. Tra l'altro hai fatto riferimento anche a questa comitiva che viveva come luogo d'incontro la rotonda. La rotonda, non lo dimentichiamo, è sempre stato un luogo di ritrovo, di incontro, però poi nel tempo ha perso il suo Certo, fascino. certo. Invece tu hai riportato la memoria indietro a quando anche la rotonda era frequentatissima, soprattutto dai radioamatori. Infatti ogni tanto io mi fermavo a parlare con qualcuno dei radioamatori che senz'altro avrei avuto modo di conoscere, per scambiare, anche per chiedere qualche informazione, perché casomai si rompeva qualcosa, avevo bisogno di qualche pezzo di ricambio e quindi Beh, sapevo. quello aveva anche un certo fascino, il riuscire a parlare solo tramite le radio, poi portava un certo desiderio a vedersi di persona, che Sì, in gergo si chiamava l'incontro in verticale, in no? verticale. Ecco, quindi è come oggi chi chatta, chi parla da lontano e poi non vede l'ora di fare l'incontro. Noi era così, se anche ogni sera c'era il passaggio di là per vedere di incontrarsi. Era questa la necessità che sentivamo, il bisogno che sentivamo, di avere un punto di riferimento associativo per questa esperienza. Non più la panchina, il muretto della rotonda, ma quindi anche un punto anche di inverno che permettesse di potersi vedere anche sotto la pioggia, anche quando faceva freddo. E noi riuscimmo con grande impegno soltanto dopo un anno. Ci costituimmo nel 91, ma nel 92, piccola sede di pochi metri quadri in via di Porta Pugliese, che fu un Benissimo, e lì bel riferimento. avete steso il primo statuto, Sì, redatto il primo lì il primo statuto. statuto, e soprattutto lo ricordo, venne a inaugurare la sede, venne a tagliare il nastro la vedova di Ferdinando Imhoff, perché la Ah, è nostra benissimo. associazione è dedicata a Dedicata. Ferdinando, che purtroppo morì qualche anno prima della Costituzione. Era anche lui un appassionato di CB e di radioamatori e Sì. delle frequenze radioamatoriali, e purtroppo perì in un bruttissimo incidente stradale. Noi non ci pensammo due volte a intitolarla a lui. Ovviamente lui non c'era più, e la moglie Angela venne a tagliare il nastro di quella sede di via Porta Pugliese nel 92. E l'associazione si chiamava Ferdinando Imhoff. Esatto, sì. All'epoca era Associazione CB ed Emergenza Radio Ferdinando Imhoff, poi nel 94, per un adeguamento statutario, prese il nome attuale: Pubblica Assistenza, Soccorso ed Emergenza Radio. Bene, quindi le prime attività venivano svolte tra l'altro con i vostri mezzi, con le macchine private, con quello che offriva, come si dice, il convento. Non Assolutamente. avevate mezzi a disposizione con la disponibilità stessa di poterli utilizzare per il lavoro, quindi per questo tipo di lavoro. Quindi utilizzavate i mezzi privati. Poi a un certo punto, che cosa è successo? I Lions Club decisero, attraverso il presidente Pasquale Di Bari e Angelo Carpano, decisero di venirvi incontro, no? Che Sì, cosa è successo con i furono. carissimi Pasquale Di Eh Bari e Angelo Carpano? sì. Fu una bella parentesi quella della storia dei Lions, perché loro comunque nelle loro attività si rivolgono al sociale, ma lì ebbero fiducia di questo gruppo di giovani che da poco aveva messo su un'associazione, erano ancora i primi anni, ci diedero fiducia, e io ricordo ancora chiaramente quando, entrando nell'agenzia viaggi di Angelo Carpano, le prime volte con Matteo Borgia e con altri volontari, andavamo poi a trovare nella sede del Lions Pasquale Di Bari, e loro ci mostravano molta fiducia.
ci dissero spesso: abbiamo fiducia in voi perché andrete lontano, perché vedevano questa nostra voglia di fare e soprattutto Fermento, fermento. fermento e anche per le loro attività. Ci furono delle belle attività dei Lions in quegli anni in cui noi volontariamente demmo una mano. E ci fidammo l'uno dell'altro, loro ci donarono un Fiorino, un Fiat Fiorino che attrezzammo come radiomobile sia per gli incidenti, per gli incendi. Ancora gli incendi, non c'era un sistema antincendio come quelli che abbiamo oggi sui nostri mezzi. D'estate lo trasformavamo con una cisterna, dei secchi e dei flabelli che bagnavamo e quindi favorivamo lo spegnimento veloce, ma ne abbiamo spenti l'incendio. Oggi siamo, insomma, più bravi, abbiamo degli strumenti migliori, però con quelli ne abbiamo fatti di spegnimenti. Bello, bello questo racconto. Quindi con questo primo Fiorino che divenne stazione radiomobile, Esatto. vi eravate attrezzati e già allora iniziava ad acquisire un po' di professionalità la vostra attività. Adesso invece ne avete tanti di mezzi, no? Sì, oggi siamo a 10 mezzi, due sono solo per l'antincendio, proprio due fuori strada super attrezzati rispetto a quel vecchio Fiorino. Abbiamo anche tutta la parte sanitaria con le ambulanze. La prima ambulanza è arrivata dopo un bel po' di anni, è arrivata in realtà nel 2004, è sempre stata fino ad Se non sbaglio, allora. quella dedicata a Pasquale Esatto, Cotugno. quella grazie alla raccolta per Pasquale Cotugno, ci fu un grandissimo slancio da parte di Manfredonia, e quello è stato uno dei risultati più belli dello sforzo sociale di Manfredonia, Sì, peccato che perché, non siano stati utilizzati proprio per Pasquale, esatto, soprattutto. peccato che rimasero, ma la famiglia non ci pensò due volte a dire: quello che è rimasto purtroppo dopo la dipartita di Sicuramente. Pasquale, vogliamo fare qualcosa per la città. E poiché fummo tra quelli che si impegnarono di più, si pensò subito all'ambulanza, che era un po' il nostro sogno. Erano un po' di anni che pensavamo finalmente ad un'ambulanza, e fu il 2004, l'anno dell'acquisto di quella ambulanza intitolata a Pasquale Cotugno, che ancora si vede in giro, Sì, è ancora infatti, la si vede. pienamente funzionante, quel Fiat Ducato, primo mezzo sanitario, poi ne arrivò un altro, ne prendemmo uno per il gruppo di mattinata, 2013 poi quello intitolato a Ezio Fiore, il mezzo più nuovo che abbiamo, poi automediche e altri mezzi sociosanitari che grosso modo adesso sono diventati sempre più numerosi. Vi serve ancora qualcos'altro di importante fra i mezzi, che vorreste avere? Beh, più o meno abbiamo avuto Lanciamo un po' un tutto. Allora, più o appello. meno abbiamo un po' tutto, però effettivamente i mezzi sanitari, proprio perché sono molto utilizzati entrambi e ci sono quelli ulteriormente all'avanguardia, il nostro prossimo progetto è sicuramente un'ambulanza nuova. Un'ambulanza nuova, attrezzata ulteriormente. Questo periodo di grande emergenza Covid ovviamente ce le ha messe a dura prova. Vengono continuamente sanificate, continuamente utilizzate, e quindi questo sicuramente come prossimo progetto, se dobbiamo pensare a un futuro più prossimo, è sicuramente un mezzo sanitario nuovo. Beh, chi ci ascolta, chi ci vede, se ci sono delle associazioni che fanno servizio, possono raccogliere questo messaggio di Matteo Perillo, presidente del PASER, che invita con questa attività di sensibilizzazione, invita a pensare ad una ambulanza nuova. I soci, quanti soci sono Allora, attualmente in carica sì, alla i PASER? soci iscritti sul libro soci attualmente attivi sono circa 70. È chiaro che si distingue fra gli iscritti, gli onorari, i semplici sostenitori, e poi ci sono gli operativi, il cuore, quelli che grosso modo almeno una volta alla settimana si fanno vivi per dare il proprio apporto. E lì siamo su 30 volontari, 30 volontari operativi. E abbiamo sei ragazzi in servizio civile. Questa è una ottima risorsa che da qualche anno
siamo tornati ad avere puntualmente, sono sei ragazzi che grazie ad un piccolo aiuto statale, proprio dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Civile, riescono ad avere un rimborso a quelle che sono le proprie attività. Sono sei ragazzi fra i 18 e i 28 anni, 5 di Manfredonia e 1 di Monte Sant'Angelo, che ci danno una grossa mano e sono una grossa garanzia per tutto il resto delle attività. Benissimo, presso la sede vi è un punto di ritrovo sia per i soci, ma anche un punto per l'emergenza, no? E Esatto. questo punto d'emergenza con all'interno operativi volontari funziona 24 ore al giorno. Sì, allora dipende dal periodo. Sì. Stiamo per farlo tornare operativo H24, ovviamente per l'emergenza Covid. Sì. Ha lavorato nel periodo del lockdown pienamente, con questa risposta. Devo far presente che proprio perché, diventava molto pesante gestire da soli l'attività di quel periodo, abbiamo avuto un grosso apporto, una grossa mano da quelli che potremmo considerarli un po' come la nostra prima concorrenza, anche per, voglio dire, la loro importanza nazionale, ma un gruppo con cui noi qui a Manfredonia andiamo più che d'accordo, proprio piena sintonia. Sto parlando della Croce Rossa. Proprio Sì. Sì, con la Croce Rossa noi torneremo fra qualche giorno a collaborare, stiamo mettendo a punto proprio questo per rispondere all'emergenza più grossa, ovvero l'emergenza Covid, come telefono pronto per il servizio spesa e servizio di portofarmaco, perché è quello che ci sta la comunità di Manfredonia tornando a chiedere con grande insistenza, visto il numero di contagi che sta tornando a crescere. certo, infatti una delle ultime notizie, credo che ormai la gente sia stata informata, la decisione del governatore della regione Puglia Emiliano di chiudere dal 26 le scuole superiori, ma solo alle classi terze, quarte e quinte. Quindi ci sarà questa ulteriore emergenza e questo ulteriore sacrificio che dovranno sopportare soprattutto quelli che operano nel mondo della scuola. Fra le attività più frequenti del PASER di Manfredonia dobbiamo ricordare l'attività d'ordine durante le manifestazioni, l'intervento in caso di incendi boschivi, di allagamenti, di frane, di eventi naturali, il supporto ai disabili, ai centri per disabili, servizio di trasporto degli stessi ammalati, oltre che dei disabili, servizio di accompagnamento, poi addirittura lo leggevo nel vostro comunicato, l'impiego di volontari in esecuzione penale esterna. Questo è molto importante, anzi sarebbe il caso proprio di entrare nello specifico. L'assistenza a famiglie indigenti che avviene anche attraverso quell'altra grande opera che è la raccolta alimentare, il banco alimentare. E poi, come hai detto tu, gli interventi di tipo sociosanitario con lo sportello del CSV, non è più CSVUCA, ma è Adesso CSV. è CSV CSV, una volta Foggia, era CSVUCA, CSV che è il centro di smistamento volontari, il centro esatto. Servizi al volontariato, servizi sì. volontari di Foggia. Infatti, per chi non è al corrente di queste dinamiche, vorrei ricordare che i due enti, CSV e CSVUCA, si sono infine fusi Esatto, finalmente in un finalmente. unico CSV. Avevamo un brutto dualismo in No, provincia di infatti Foggia. Però poi, non insomma, si è andava più. arrivato a quello che si doveva fare, il CSV adesso è unico, e soprattutto in vari luoghi della provincia, come Manfredonia, come punto di riferimento importante, non solo per la grandezza
della nostra città, ma anche per i paesi più vicini, una volta alla settimana, un pomeriggio alla settimana, in questo caso il giovedì da qualche mese. Il giovedì c'è presso la PASER questo sportello, quindi qualsiasi realtà di volontariato già attiva o che volesse costituirsi ha proprio presso questo sportello la possibilità di avere informazioni, di avere consulenza. È il Sì. periodo dei cambi di statuto per le associazioni che fanno parte come enti del terzo settore alla nuova normativa. Bene, anche semplici informazioni telefoniche di persona, anche rispettando tutti i parametri odierni, presso la PASER c'è una sportellista del CSV Foggia e c'è questo servizio. Ripetiamolo, Nominavi quando si svolge il questo giovedì, servizio? Il giovedì. esattamente dalle 17 alle 20 presso la PASER, presso i Benissimo, locali per cui del se ci mattatoio. sono associazioni Dicevi una cosa interessate. importante, dicevi dell'esecuzione penale esterna, Infatti è ovvero bello chi questo, ha è importante. completato presso la casa circondariale il suo percorso e quindi può affrontare la messa alla prova o può avere una pena alternativa rispetto al carcere. Bene, noi già erano i primi anni 2000 che cominciamo a collaborare con il Tribunale di Foggia, poi negli anni ovviamente la collaborazione si è fortificata e ormai da qualche anno ci sono proprio questi due canali, il canale del volontariato o il canale proprio della messa alla prova. Dopo un periodo in carcere c'è la messa alla prova o alternativamente al carcere la messa alla prova. Come lo si fa? Venendo da noi, ovviamente dopo il percorso tramite il tribunale e facendo le attività della PASER, cioè chi lo fa viene a fare tutte quelle attività che tu hai elencato prima e dopo l'esecuzione penale esterna, le fanno da noi e quindi noi abbiamo avuto coloro che hanno fatto la messa alla prova che hanno provato a salire in ambulanza, quindi hanno avuto questa pena alternativa facendo il servizio sociale, ecco quello che è stato un po' più famoso così, ma lo hanno fatto da noi, lo hanno fatto anche imparando a spegnere gli incendi, l'hanno fatto anche portando una persona in sedia portantina a fare un esame o una terapia. Ecco, questa è la misura E lo alternativa. vogliamo ricordare, è la cosiddetta pena alternativa che non è Assolutamente. più deterrente, ma ha la funzione del reinserimento di tipo sociale, per cui credo che l'opera è molto, davvero molto importante. Voi avete svolto attività in esterna molto importante, a cominciare dal terremoto del Molise nel 2001. L'Aquila nel 2009, in Emilia-Romagna nel 2012, nel 2016 nel centro Italia, quindi Amatrice. Queste esperienze che davvero sono state notevoli, a cosa hanno portato, Matteo? Beh, queste esperienze portano comunque un ricordo indelebile a chi c'è stato. Io continuo ad avere contatti quasi giornalieri con chi ha condiviso una tenda e un servizio per la gente sfollata ad Amatrice, a Norcia, a Tolentino, parlo solo dell'ultima in centro Italia, tutti i posti dove siamo stati. Ma porta anche ad una grandissima preparazione. Infatti, io quello che io racconto ai ragazzi, anche nei momenti di formazione, ciò che si prova poi sul campo, ti dà la formazione di un anno intero, di anni interi. Provare veramente ad andare in una tenda, starci sotto la pioggia, sotto la neve, perché nevicava in Molise nel 2001 al terremoto, di San Giuliano di Puglia, noi avevamo il campo a Colletorto, paesino a fianco. E lì nevicava perché era novembre e Certo. stare in tenda a novembre con una stufa che non funziona, ma la mattina doversi alzare anche con la febbre e aiutare la gente che non ha più una casa, quindi tra te che hai un po' di febbre e quello che non ha più niente, ti fai forza e vai avanti. Ecco, quelle sono esperienze che ti danno anni di formazione. Ma per andare a fare quelle esperienze devi prima venire da noi, fare i campi esercitativi, fare la formazione e poi essere pronta ad andare. Io credo che in questi anni, proprio
proprio per la durezza dell'esperienza, la più difficile credo che l'abbiano vissuta i nostri volontari qualche mese fa in Albania, a A Durazzo. Durazzo, perché sono partiti, hanno attraversato l'Adriatico la sera stessa di quel terremoto che avvenne alle prime luci dell'alba. La sera erano già sul porto di Bari, io li ho accompagnati, la mattina dopo erano a Durazzo e lì hanno avuto veramente dei grossi problemi perché la macchina della Protezione Civile non era ovviamente organizzata come la nostra, soprattutto sono stati presi un po' alla sprovvista. Ci hanno messo qualche giorno per organizzarsi e quindi nelle prime ore non avevano niente davvero per mettere su questo campo, sul porto di Durazzo. La prima sera già riuscire a cucinare un piatto di pasta per loro è stato un grosso risultato perché hanno dovuto lavorare tutta la giornata a mettere su il campo e so che l'hanno passata quelli dei primi giorni a Durazzo veramente, veramente in maniera molto dura, ma poi sono tornati alla grande. Ci sono ringraziamenti ancora adesso dalla gente albanese che ha avuto l'aiuto dei ragazzi della Puglia. Beh, notevole. Matteo, parliamo un po', dei presidenti che si sono succeduti. Hai parlato di Pasquale Guerra, che è stato il primo, per cui, davvero, hai fatto, benissimo a ricordarlo. Però, poi, successivamente, dopo la morte di Pasquale, Guerra, è subentrato Mario De Leo Sì, e e poi sei arrivato poi sono tu. arrivato io. In realtà abbiamo parlato, allora Matteo Borgia, primo presidente, dobbiamo sicuramente tutto a lui. Lui è stato quello che ha voluto fare quel passo più lungo, quello di non facciamo un semplice circolo, ma puntiamo su un'associazione e oggi siamo quello che siamo. Pasquale è stato l'anima per tanti anni, purtroppo quel brutto male ce l'ha portato via, ma Pasquale ha dato davvero tanto. A Mario De Leo devo riconoscere, io parlo di tutti perché c'ero dal primo momento, quindi ero il ragazzino della prima ora, quindi c'ero. A Mario De Leo riconosco la professionalizzazione della PASER perché era veramente un'associazione con tanta buona volontà fino a quando lui l'ha professionalizzata. Gli devo riconoscere davvero questo. Abbiamo avuto proprio sotto la sua presidenza dei bei progetti, delle belle attività che ci hanno fatto fare le ossa. E poi io sono da 10 anni che sono presidente. Diciamo anche che potrebbe anche bastare, voglio dire, forse è il caso di cominciare a vedere chi verrà dopo di me, qualche idea potrei già averla, però voglio dire, 10 anni sono 10 anni. Era il gennaio del 2010 quando ho avuto la prima fiducia da parte degli altri e adesso potremmo anche lasciare il testimone. È una fiducia che si sta perpetuando, per cui perché mettere da parte questa fiducia che c'è nei tuoi confronti? Io mi auguro invece di poterti intervistare fra altri 10 anni come presidente più anziano del PASER, presidente che ha operato con questo ruolo da più anni. Io vorrei concludere con un passaggio davvero molto bello che mi ha commosso. Ero minorenne e quindi non potevo figurare tra i fondatori, ma mi misi già da allora come ultima ruota del carro a lavorare intensamente per questa nuova avventura. Non potevo mai immaginare di stare per intraprendere l'esperienza più entusiasmante della mia vita. Se penso a quei momenti in cui ero davvero un ragazzino solo con la passione della ricetrasmissione, che pensava di avere un futuro completamente diverso, ero già appassionato al mondo del giornalismo che condividiamo con vero piacere, ma pensavo ad altri lidi di sicuro. Invece la PASER mi ha portato a vivere e ad apprezzare e soprattutto ad avere ben salde le radici nel mio territorio. E oggi, fino ad oggi, ed è stata la mia vita. È davvero l'esperienza più bella che porto nel cuore. Voglio dire, posso
potrebbe anche cambiare, potrebbe anche un giorno avere prospettive diverse, però davvero, quando penso a quel ragazzino che non aveva assolutamente idea di quello che potrebbe succedere, mi viene da sorridere. Ma ovviamente dopo tutto quello che abbiamo passato in questi 29 anni, sono più che fiero di questo percorso. 29 anni al servizio degli altri, al servizio di chi ha bisogno, al servizio dei più deboli, al servizio della città, delle città, del territorio. Matteo Perillo, grazie per la tua opera, grazie per tutto Grazie a quello voi. che fate. Ti voglio intervistare fra 10 anni, sempre come presidente della PASER di Manfredonia. Grazie, grazie davvero. Bene. Grazie ancora a Matteo Perillo per questa bellissima intervista. È stata una sorta di amarcord. Noi diamo appuntamento con Piazza del Popolo alla prossima occasione. Grazie.